Benvenuto compadre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel campo di bocce dove i piccoli seminaristi, anche i frati del convento si ritagliavano un piccolo momento dopo pranzo a giocare a bocce. Qui c'era anche padre Pio proprio su quelle scalette che guardava insieme ai suoi figli spirituali queste partite. A volte lo vediamo anche di lato in alcune fotografie preziosissime per noi perché ci raccontano anche la vita di padre Pio. Oggi siamo qui e lo vedete anche attraverso questo indirizzo di posta elettronica che ci dà l'opportunità di raccontare anche le vostre testimonianze. Continuate a scriverci, raccontarvi quello che accadde ad una ragazza nativa di Cerignola che purtroppo ebbe una grande disavventura proprio in una confessione di padre Pio. Cosa era successo? Ce lo racconta Don Pasquale Cataneo. Siamo ancora all'epoca in cui padre Benedetto da San Marco in Lamis, superiore provinciale, direttore spirituale di padre Pio, dovette proprio intervenire per sventare un tiro mancino del diavolo. Padre Pio, lo vediamo nelle sue lettere, spesso lo chiamava Barba Blu. Infatti questa giovane di Cerignolo, una città che a qualche chilometro da Foggia, aveva un'idea fissa, cioè quella di essere dannata. Perciò non aveva mai pace. Allora la mamma pensò di accompagnarla da padre Pio affinché questi la liberasse da questa tortura. Difatti la condusse qui a San Giovanni Rotondo, la mandò a confessarsi da lui, però purtroppo per lei successe una cosa molto strana, cioè quando la ragazza si inginocchiò al confessionale di padre Pio, sentì uscire dalla grata la voce che sembrava proprio quella di padre Pio, invece era quella del demonio che imitava la voce di padre Pio alla perfezione e diceva: tu sei dannata. Figurarsi a questo punto la confusione di questa ragazza, la disperazione. Allora si alzò e scappò via, se ne andò inquieta più che mai, dicendo a tutti: sono dannata, me lo ha detto padre Pio, non c'è nulla da fare, io sono dannata. Il fatto fu riferito a padre Benedetto, il quale si sentì così in dovere di dire a padre Pio: ma figlio mio, che cosa hai fatto? Quella povera giovane non trova pace in nessun modo, tu devi capire figlio mio che se anche il Signore ti rivela una cosa di questo genere, non sei autorizzato a farla conoscere anche alla povera ragazza. Allora padre Pio cadde dalle nuvole, gli rispose che non si era mai sognato di dire una cosa a quella ragazza che lui ricordava bene, ricordava quella confessione. Evidentemente l'unica spiegazione era quella del demonio. Era venuto il demonio, il diavolo, nel confessionale a intorbidare le acque e mettere così in subbuglio quell'anima. Perciò pregò padre Benedetto di far rintracciare quella ragazza, di rimandarla così da lui, che avrebbe messo a posto tutte le cose. Difatti la giovane fu ritrovata, invitata di nuovo ad andare da padre Pio, il quale le spiegò l'equivoco, le chiarì i dubbi, la confessò e poi la mandò via, tutta serena e calma.